Salve a tutti, un caro saluto da Francesco Samani. Allora, grande richiesta, continuo a parlare, quindi faccio un nuovo video relativo alle metodologie didattiche. Esse sono sempre fondamentali, in particolar modo per tutti coloro che si stanno preparando al concorso 2020. Di metodologie didattiche e metodi didattici ce ne sono veramente tanti, in particolare oggi parleremo della didattica laboratoriale. Penso che molti di voi che stanno guardando il video già mi conoscono. E quindi salto tutti i passaggi, insomma, per presentarvi. Anche perché ho creato da poco un video relativo a chi sono. Probabilmente se il titolo è Chi è Francesco Samani o insomma è una descrizione relativa ai concorsi che ho fatto nella scuola, alle mie preparazioni. Ecco, sicuramente mi sono dimenticato di dirvi che ho preparato tanti docenti al concorso scuola e molti di essi, insomma, sono poi riusciti a vincerlo. Quando mi verranno in mente altre cose relative a me, insomma, ogni tanto ve le dirò, ma la cosa più importante adesso è la vostra preparazione. La didattica laboratoriale essenzialmente è da collegare a Dewey, perché fu lui che fondò a Chicago una scuola laboratorio per attuare le sue idee relative ad una scuola attiva. Allora, dal punto di vista delle indicazioni ministeriali, ovviamente non so, il ministero in questo caso dà delle indicazioni, le indicazioni ministeriali fanno più volte riferimento al laboratorio, quindi il laboratorio, che poi avrà una consistenza e un'importanza e un peso diverso a seconda delle scuole che si vanno a fare, e il laboratorio viene visto come un momento in cui lo studente conduce una parte attiva. Quindi studente attivo che sperimenta la teoria imparata nelle lezioni teoriche. Quindi progetta, sperimenta, progetta, sperimenta, discute, argomenta, impara a raccogliere i dati, a verificare le ipotesi formulate, secondo l'importante metodo scientifico di Galileo Galilei. E quindi ha la possibilità di lavorare in maniera sinergica e concomitante all'incoraggiamento della sperimentazione e della progettualità. Allora, la didattica laboratoriale cerca quindi, si focalizza sul sapere, sulla conoscenza quindi teorica, e il saper fare. Quindi, mediante esperienze dirette, in prima persona, oppure osservando il tecnico di laboratorio, piuttosto che il docente, piuttosto che il compagno di classe. Molte attività vengono svolte in gruppo e quindi
anche l'interazione tra gli studenti è una parte importante, quindi diciamo stimola l'interazione tra studenti. Quindi è una metodologia intrinsecamente collegata alla cooperazione. Poi parleremo anche a questo punto del cooperative learning, ma in questo video mi soffermerò in maniera particolare alla didattica laboratoriale. Quindi vi sto parlando degli elementi fondamentali e caratteristici. In prima analisi si studia la parte teorica, quindi studio di una situazione. Poi lo studente viene condotto a scegliere gli strumenti necessari per l'attività laboratoriale, poi vi è una gestione, informazione, perché gli studenti devono imparare ed essere, devono essere informati relativamente all'utilizzo degli strumenti necessari, ovviamente, quindi gestione e informazione delle risorse. Produzione in gruppo o anche individuale, non è detto che debba essere in gruppo, quindi scrivo produzione del risultato ottenuto, valutazione, rendicontazione, insomma, dell'esperienza, valutazione, esperienza. Qual è un vantaggio importante relativo alla didattica laboratoriale? È che si ha a che fare con, cioè si tocca con mano che cosa? Il problema, le problematiche reali, il problema reale. Come vantaggio fa capire lo studente che lo studio teorico non è fine a se stesso, quindi valorizza anche lo studio teorico. Essenzialmente dà una motivazione in più a tutto ciò che è relativo alla teoria. Si capisce, si può capire in questi istanti che la teoria, insomma, è basata su poi essenzialmente sull'esperienza. Relativamente alla didattica laboratoriale è fondamentale la programmazione di questa didattica, ovviamente parlo su come in altri video su come preparare una lezione, quindi non, adesso mi soffermerò sulle peculiarità della didattica laboratoriale. Ovviamente la programmazione è relativa ai tempi, alla valutazione della classe, al clima che c'è in classe, eccetera, eccetera. Però, ovviamente, nella programmazione diventa fondamentale far capire, quindi esporre in maniera chiara, esporre chiaramente le problematiche, esporre il problema che verrà affrontato, da affrontare. Quindi cercare di portare all'attenzione di tutti tale problema e quindi favorire la partecipazione. È una didattica in cui la comunicazione e lo spirito di gruppo possono venire fuori. Bisogna fornire delle indicazioni relative a come condurre tutti i test, tutte le
pratiche laboratoriali, suggerendo anche come affrontare il problema in questione, quindi c'è un approccio sistemico relativo alla questione che viene affrontata. Vanno quindi, l'ho detto prima, favorire, lo indico con una freccia in su, le dinamiche del gruppo, ovviamente del gruppo classe, se ci sono più classi, interclasse ovviamente. Si potranno, come in tutti i tipi di lezione, si vorranno. In questo caso, siccome c'è una maggiore interazione tra gli studenti, si potranno creare degli attriti e quindi sarà importante l'aspetto della gestione classe in merito ovviamente specificatamente alla risoluzione delle situazioni conflittuali qualora si presentino. E ovviamente poi è sempre importante sia per l'insegnante che per lo studente la valutazione. Ovviamente dei risultati ottenuti. Eventualmente dell'elaborato finale che verrà richiesto. Ricordatevi quindi che è una metodologia didattica che è favorente la partecipazione, il gruppo, la cooperazione. Valorizza la teoria, quindi lavora in maniera sinergica con l'esposizione teorica. È importante ovviamente tutto quello che riguarda la gestione e dal punto di vista pedagogico, ricordatevi, questo importantissimo pedagogista deve ovviamente le interconnessioni tra la pedagogia e la didattica sono importanti e inevitabili perché ovviamente sono gli stessi pedagogisti il più delle volte che nell'arco della storia della scuola sono proprio questi pedagogisti che hanno individuato nuove forme di insegnamento che poi si sono più o meno affermate e sono diventate più o meno diffuse. Io con questo vi ringrazio, vi chiedo di condividere il link, soprattutto ho tanti colleghi che mi seguono su Facebook, quindi se potete condividere il link su Facebook, mettete il pollice in su, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, io spero che mi seguirete in tanti perché voi siete la mia linfa vitale, voi che mi seguite siete proprio coloro che mi inducono a fare nuovi video e a condividere, insomma, le risorse. Mi avete chiesto delle cose, molte sono intelligenti, ad esempio per ogni video che faccio scriverò in maniera sintetica la specificità del video, in modo da poter ritrovare in maniera più semplice le risorse, quindi se vi interessa in particolar modo rivedere o rielaborare un video avrete più facilità a trovarlo. Ho cercato di scrivere più grande, adesso avevo zoomato in maniera più piccola per rivedere la panoramica, insomma, delle parole chiave. Essenzialmente io in queste lezioni cerco di darvi tanti contenuti soprattutto oralmente e vi scrivo ovviamente concetti chiave. Poi, se anche ciò non vi dovesse bastare, nulla vi vieta di scrivere qualcosa relativamente alle parole chiave che metto e ovviamente là vi si aprirà un mondo. Io come suggerimento per ora vi dico e vi ribadisco che è importante farsi un'idea generale ed avere un'infarinatura generale relativamente a tutto ciò che vi verrà chiesto al concorso. E niente, che altro dire? Con questo io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una buona giornata, alla prossima.